si è svolta questa mattina al palazzetto dello sport di Chiavari, durante l'assemblea scolastica, la premiazione degli alunni dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri di Chiavari, che si sono distinti a livello sportivo e scolastico. Stipato in ordine di posti, si presentava il palazzetto agli occhi dei presenti. Inizialmente il preside e alcuni insegnanti hanno spiegato il lavoro svolto durante l'anno e poi sottolineato la grande prestazione ottenuta dai ragazzi nell'ambito sportivo. Numerose sono state le vittorie e i vari piazzamenti ottenuti sia a livello provinciale che regionale nei vari campionati studenteschi, nelle diverse discipline. Ma sentiamo alcune allieve della squadra di pallamano che per il terzo anno consecutivo si sono aggiudicate la fase regionale. Ecco, siamo con la squadra di pallamano femminile che sta adesso affrontando poi la fatica degli interregionali. Ecco, qual è stata l'impressione dopo questa grossa vittoria a livello regionale? Beh, le squadre che abbiamo affrontato a livello provinciale non erano poi tanto forti. Noi siamo forti, però siamo state anche aiutate dalla sorte. Ecco, è il terzo anno che andiamo via agli interregionali e speriamo di fare qualcosa di meglio. Lo sapete già che dovete affrontare? Ma le squadre super giù sono quelle degli altri anni, perché il girone è sempre quello del nord Italia, con le squadre piemontesi e le squadre lombarde che sono le più forti. Ecco, sport e scuola, come si abbinano? Ma abbastanza bene, bisogna fare dei sacrifici, degli impegni, perché molta parte del tempo libero viene sacrificato allo sport, però dà dei risultati quindi soddisfacenti. Con l'incontro che avete poi con altri ragazzi è positivo anche a livello di amicizia per instaurare dei rapporti o no? Sì, certo, e infatti l'anno scorso abbiamo fatto una sorta di gemellaggio con una squadra della Costa Azzurra, quindi avevamo conosciuto questi ragazzi francesi, noi eravamo andati là, erano venuti qua, insomma è anche interessante a livello così culturale, anche perché adesso andiamo da Quiterme e visitiamo la città, è una cosina appunto interessante. Ecco, gli insegnanti come sono nei vostri confronti? Tengono più allo sport o ai voti nelle materie scolastiche? Ma tengono un po' a tutte e due, perché la scuola sia giusto che si frequenti e quindi che si abbiano dei voti buoni, perché se no non ci fanno andare ad Acquiterme, certamente. Però contano molto anche sullo sport, in quanto è importante per noi giovani, perché oltre a fare bene alla salute ci toglie anche dalla strada e quindi sono felici per queste vittorie che noi riportiamo a scuola. Il tuo pronostico per la trasferta di Acqui? Io spero che vada meglio degli altri anni, visto che siamo arrivati sempre quasi in finale, poi abbiamo perso di pochi punti. Quest'anno spero che vada meglio.